Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale, bentornati su Assetto Corsa Competizione nella nostra 24 ore di Spa. Il tempo sta per esaurirsi, mancano 10 ore di gara e quindi si sta arrivando sostanzialmente alla fine. Abbiamo fatto l'ultima puntata in cui siamo andati particolarmente bene, sinceramente non riesco a capire perché, cioè forse probabilmente il fatto che sta a venigiorno sicuramente ci aiuta, ma stavolta ci sarà il problema che di nuovo è un po' di tempo che non giro su ACC, saranno passati una decina, 15 giorni perché ho fatto altre cose qui sul canale. In questo momento, se non sbaglio, siamo secondi, quindi dovremmo sostanzialmente essere secondi quasi a parità di pit stop, perché per chi non l'avesse visto nella seconda puntata, nella seconda ora, ben 13 ore fa praticamente, è stato un incidente, abbiamo dovuto fare un pit in più e da quel momento stiamo cercando di recuperare strada. Ok ragazzi, ci siamo, vediamo de fa se ci riusciamo, un buon stint. Intanto siamo diventati terzi, quindi è passato il secondo, raga. Penso che sia passato, non so chi è passato. Vabbè, mo dopo cambiamo visuale. Adesso devo prendere un attimo confidenza con la macchina, perché è tanto che non saliamo sopra la nostra GT3 di fiducia, senza esagerare, perché ricordo che ci avevamo pre-warning sul gruppone da un sacco di tempo. È lungo qui, lungo come fredde probabilmente, quindi questi davanti no, errore, mamma mia. Ok, stiamo a fare i danni veri. Ah, c'ha sta macchina? Probabilmente so io che sto un po' a secco di ACC e questo si vede nella guida. Però ci potremmo concedere un giro così de sbrago totale, perché poi bisognerà assolutamente iniziare a spingere, raga. Non vedo il quarto dietro, sì, ecco là dietro il quarto. Dovrebbe stare a 21 secondi da noi, credo. Respiriamo un attimo e cerchiamo di azzeccare subito un giro buono adesso, Bene qui. Alla guida ci sto sempre io. Cioè, nel senso, tra i piloti lì in lista. Dobbiamo ricordarci di fa un'ora, ma se continua a guidare così de merda noi non recuperiamo niente sto stint. Vabbè, adesso mi accontento di fare un 2.22 come giro d'esordio. Ok, Veruccia ha affrontato bene, direi. Devo ricordarmi un attimo i meccanismi della GT3. Nell'ultima puntata abbiamo parlato delle mie macchine. Mamma mia che staccata che ho fatto qua giù. Mi sembra che frena meno effettivamente. Forse il discorso dei freni inizia a farsi sentire, o forse so io che sono semplicemente meno abituato adesso. Però veramente gli devo dare sul freno, o forse è pure che ho cambiato il firmware della pedaliera. Non vorrei che forse quello c'entra qualcosa. Qui c'entra che siamo andati larghissimi, però stiamo a girare veramente male. Mi sa che questo non è un giro da 2.22. Mo ci vorranno un paio di giri per ritrovare il feeling con la vettura e con la macchina e col gioco. La vettura, la macchina, stessa cosa. Però vado proprio lungo in tutte le curve, raga. Sembra veramente che o è cambiato qualcosa nel funzionamento del freno, o semplicemente ho perso un pochettino di pastiglie e iniziano a sentirsi. Perché io non vedo il segnalino giallo che mi avevate detto che doveva apparire in teoria quando dovevo cambiare
le tanto stanno a telefonare in questo momento, ma sto alla guida, sto alla 24 ore di Spa. Devo pure alzare il piede adesso qui davanti, non riesco proprio a rispondere. Ci abbiamo davanti, qui davanti, Baker, anzi Barker, sono tutti doppiati che si dovrebbero levare dalle palle. Infatti Barker si leva subito, Tomita invece non si leva. 2.23.0, vabbè, come giro d'esordio ce lo teniamo. Ma a patto che adesso stacchiamo almeno un 2.22 basso. Qui davanti ci abbiamo Martin e Umbrarescu. Vediamo se se levano, perché gli hanno fatto bandiere blu pure a loro. Come gli fari. Levatevi dalle palle. Bravo Martin. Vediamo se pure Umbrarescu se leva. Scrosta Umbrare. Ok. Tutto un tratto la mia GT3 mi ritorna a essere familiare. Proviamo a attaccare Umbrarescu qua giù. In staccata, dove non vedevo il cordolo di sinistra, quindi ci ho avuto un problemino nella frenata. E qua vado sempre largo, porca zozza, guarda se non c'è da... Il warning mancazzo, meno male va. Cioè abbiamo Lind a 9 secondi. Ok. Intanto vi dicevo, nella prima puntata abbiamo parlato delle mie macchine, questa qui dovrebbe essere dedicata alle mie due ruote, che sono altrettante parecchie, partendo da molto lontano ovviamente. E cioè da quando c'avevo... credo 10 anni, una roba del genere. Mio padre c'aveva la carrozzeria, un cliente vinse un Morini Day, che era un ciclomotore tipo il Ciao, diciamo, lo vinse e glielo vendette a lui per una cifra che veramente, ragazzi, non me la ricordo, ma era proprio, stava a parlare tipo di 50.000 lire, che adesso corrisponderebbe a 25 euro, rendetevi conto. Ok, taglia un attimo il traguardo, poi continuo. Dicevo, quindi mi comprarono sto motorino 220 220 e 8. Ho fatto sto giro? Possibile? Mi pare tantino. Forse però me l'aveva annullato, perché non mi ha messo come giro veloce. Vabbè. E quindi ho avuto sto motorino, che però c'avevo il permesso di usare solo... Mio padre c'aveva la carrozzeria e c'era una specie di grandissimo marciapiede lì fuori, ma veramente un marciapiede gigante, che ne so, lungo 50 metri e largo 8, e io potevo provare a girarci solo lì. Quindi i miei primi 2-3 anni sono stati... che quando andavo in carrozzeria da mio padre mi ci facevo i giretti lì. Non potevo manco metterci in benzina, anzi miscela, perché non c'era il benzinaro, quindi poi ci andava lui a comprarmi la miscela, diciamo, quando finiva. E io stavo lì su sto cazzo di marciapiede e facevo avanti e indietro tutto il tempo. Dopodiché a un certo punto sono arrivato a 14 anni e me l'hanno portato a casa. E a casa ho iniziato a girarci sulla strada di casa, perché in realtà non c'avevo ancora 14 anni, se non mi ricordo male, e noi avevamo una strada di casa chiusa, quindi io stavo su quella strada e facevo pure lì avanti e indietro, il mio meccanismo non cambiava, quindi sapevo solo quanto faceva sto motorino da 0 a 20, al 30, perché poi era un catorcio, raga. L'unica cosa figa che c'aveva era che c'aveva l'accensione a pedalina, mentre all'epoca tutti i motorini così c'avevano l'accensione a pedali. Tu ti mettevi sopra, pedalavi, poi mollavi in aggeggio e quello andava a far forza sul motore e si accendeva. Invece questo c'aveva la pedalina come motociclette, molto figo. Però era l'unica cosa figa, non c'aveva manco il variatore quel coso. Tanto qua stiamo andando a fare un doppiaggio di Fielding, che c'ha una GT4, speriamo che non fa l'eroe.
Ok, sì, car on the left, io ho visto la car on the left. Mortacci tua, Fielding! Ci ha dato una pezza assurda, Fielding. Ma come, io prendo il save di rating? Non lui? Vabbè. Dicevo, quindi da lì in poi è stato un avanti e indietro con sto motorino che proprio non camminava, fino a quando non ho fatto 14 anni e ho iniziato a giracce un po' per le strade della zona dove vivo io, che era comunque una zona di Roma. Dove alzar piede, raga, dove alzar piede. Lind sta davanti a 3 secondi e 4, raga. Era comunque una zona tranquilla, insomma, residenziale. Aspettate un attimo, quel momento è... non è dei migliori, fino a che a un certo punto mi comprarono un Peugeot Metropolis, che era uno scooter, uno di quelli che andavano più in voga all'epoca, un po' grandicello in realtà, sempre 50 ovviamente, però grande come infrastruttura intendo. Mamma mia come stanno a far male ste curve. Ma come ha fatto prima a fare 2,28? Boh. Scivola tanto. Le gomme stanno a posto, anche se sono un po' fredde. Ci abbiamo un doppiaggio adesso da fare, che Linde si è già levato dalle palle. E il nostro mitico Joe Hart, che vedete non fa come Fielding. Portacci tu Hart, eppure The Fielding sulla fiducia. E quindi ho iniziato a girare per un po' di anni con sto Metropolis, ma il mio sogno era il Malaguti F10, cioè avevo proprio la malattia per quel motorino, mi piaceva da morire. Che poi io ero pure bello grosso, insomma, quindi non c'entravo manco benissimo, però mi piaceva troppo. E quindi niente, alla fine probabilmente sarebbe rimasto solo un sogno se un giorno mio cugino decise di andarci a fare un giro col mio Metropolis e di fare un frontale su con un'altra macchina. Incidenti, casino, eccetera eccetera. Ovviamente erano tutti dispiaciuti e io ero l'unico contento, perché in quel momento stesso in cui lui andò a sbattere io capii che probabilmente mi sarei fatto l'F10, perché mi ha dato una crocca clamorosa, ragazzi. Cioè lo scooter era completamente piegato. Riuscimmo a rivenderlo a un signore che poi se l'ho rimesso a posto quel Metropolis. E comprai sto benedetto F10, l'amore della mia vita, che però comprai da un venditore che non ci capiva veramente niente, fece casino, mi rovinò l'albero motore. Mamma mia come sono arrivato lungo sta staccata, per cercare di recuperare qualcosa su Lindt. Guardate che è il momento un attimo catartico. Comunque se F10 mi sono tenuto un po' di anni, fino a che un po' per disperazione del problema con l'albero motore, col variatore, con sto scooter che comunque non andava, l'abbiamo venduto e ho comprato il mio Aprilia SR. Aprilia SR 50 raffreddato al liquido, una bestia, veramente camminava tantissimo, ragazzi. Attenzione un attimo, un momento è un po' delicato perché questo non è un doppiaggio, attenzione, non è un'esercitazione, ripeto, non è un'esercitazione. Questo davanti è Lind e è il secondo in carica in questo momento nella 24 ore, che però mi sembra non abbia sto grande passo, sinceramente lo vedo un po' in difficoltà. Frena Lind, che cazzo freni, ci affianchiamo all'interno, che mo diventa esterno, però la prossima curva se lui non alza il piede finisce male, perché qua curva in due non si fa. No, ma lui c'ha più spinta. Mamma mia quanto cammina qua McLaren. No, devo alzare un po' il piede, ragazzi, che ho paura che lui frena, fa cose stupide. Lo proviamo a superare su al Kemmel un attimo, mo riprendiamo il racconto, perché qua la situazione si sta facendo particolarmente delicata. Gaining on the car ahead in sector 2.
Sì, lo so che ho guadagnato, ma questo... Ora inizia a guidare strano per difendersi, giustamente. Ha fatto un liscio al muro clamoroso lui, eh. Cioè, dobbiamo levare dalle scatole, raga. Forse a sto punto ci interessa più sta visuale qui. Ok, Eruce ha fatto bene. Ho solo alzato proprio un filettino piccolo piccolo perché stavo messo male. Prendiamo la scia e lo andiamo a attaccare qua giù, se ci riusciamo, perché la macchina sua comunque cammina parecchio, raga. Questo non sta assolutamente in... Car on the left. Clear on the left. Errore, scusa Lind. Sì, lo so che ho tracciato, tagliato il tracciato. Scusa Lind, non ho fatto apposta. Fammelo ripassare, perché non è giusto passarlo così. Cioè, non ho corso 24 ore per... Che poi supera uno in questa maniera. Porca puttana, Lind, li mortacci tu al cazzo, freni! Arbitro, ecco, no, ci manca che mi dai la penalità, cioè io stavo solo a farlo ripassare. Che cazzo frena lì? Vabbè, insomma, tanto che muovo rirecupero. Questa serie mi sono trovato bene. Era bellissimo, molto grosso, un gran bel scooter, raga, sinceramente. Camminava tanto, di serie, già facevo 80-85 all'ora. Solo che ho grippato. Ho grippato e quindi niente, poi dopo che mi hanno rifatto il motore non è mai andato benissimo come andava prima. Qui recuperiamo tanto a questo. Purtroppo è una fase delicatissima, ragazzi, questa per chiacchierà. Siamo più veloci, devo lasciare perché ho paura che non vedo il punto di corda. Difatti non ho visto. Acciso, guardate il tempo che ci sta a far perdere questo. Tacci tu, Lind. T'ho fatto pure ripassare, momenti m'ammazzi. Se ne sono andati 12 minuti del nostro stint. Provo a incrociare la traiettoria, ma qua c'è poco da incrociare, ragazzi, perché la traiettoria è una. Devo uscire forte qui alle luci. Non so, la giusta distanza che forse riesco a montargli sopra quando usciamo da... alle luci, se lo faccio bene. Ok, fatto bene. Questo è il momento giusto, più la scia. Metto all'interno. No, Lind, ti odio. Lind, ti odio, ma sei un coglione di merda, Lind. Ci abbiamo la macchina sfasciata, raga. Ci ha rovinato la 24 ore sto stronzo di merda. Ma guardate, porca puttana, te guardate tutti i cioccolatesi. Che poi non c'entra niente, sto vedendo tutti i cioccolatesi che seguono il canale. Per fortuna lo sterzo non è storto, raga. Sono riuscito a piare il muro in maniera da non rovinare lo sterzo, quindi possiamo continuare. Ma ci avremo un sacco di danni e sta cosa non ci voleva proprio, porca zozza, raga. Vediamo quanti danni ci avevamo. 12 secondi di danni sono tanti, raga. Cerchiamo di capire quanto va male la macchina. Porca zozza, porca anciole da sta cosa, raga. Ma guardate, ma perché mi ha fatto così? Perché mi ha fatto così? Allora, c'è da dire che io ho sto cazzo di vizio di sta troppo vicino a quelli che supero. Però mi sembrava di avergli lasciato spazio, non so, andato verso sinistra, credo, boh. Vabbè. A replay l'ardua sentenza. Abbiamo perso un botto di tempo, ragazzi, non so, a sto punto... Cioè, ovviamente continuiamo, perché abbiamo la macchina che va. Però devo capire quanto va. Mo' vediamo se con strada libera riusciamo a fare un giro pulito. Non ci voleva proprio sta cosa, raga. Ma un po' demoralizzato. Mancano 45 minuti alla fine dello stint.
Comunque la macchina mi sembra che tutto sommato va bene, ma sicuramente ci avremo dei problemi con l'aerodinamica adesso qui a rettilineo. Le rouge, proviamo in pieno, ok. Guarda raga, forse ci ha detto culo. Per il momento stiamo pure in vantaggio sul nostro best di sta sessione. Non è che fosse un gran best, sinceramente. Però la macchina si guida. Perdi un pochettino in questa parte magari di curve. Ok. Veramente è stato stronzo perché non c'era proprio bisogno di venire verso di noi. E boh, vabbè, dai, lasciamo perdere, tanto raga non serve a niente, sta qui a recriminare su quello che è successo. Mi ha dato una bella copertina almeno. Ma comunque la macchina va male, raga. La sento proprio che mi dà sensazioni strane allo sterzo. C'è qualcosa che va, come se qualcosa si fosse storto. Che peccato, raga. Avevo fatto la bocca magari a riuscire a recuperare qualcosa a Vervish, invece si attacchiamo proprio. Ho frenato un'ora prima perché non so quanto frena, raga. Vabbè, non so quanto sta lontano Vervish, quindi boh, lo sapremo quando voi vedete il video e fate i vostri conti, che io non riesco mai a fare. Dicevo, quindi sto SR alla fine lo mollai e non mi ricordo che mi feci dopo l'SR, ma potrebbe essere che mi feci un altro F10, perché ce ne ho avuti due da F10, raga. Uno nero e uno viola. Il secondo invece andava una favola, cioè era bello, funzionava bene, perché ovviamente ho cambiato venditore. Un bellissimo F10 preso vicino Piazzale degli Eroi, ancora me lo ricordo. Devo cambiare marcia, raga, perché sennò non gira sta stronza. Quello davanti non so chi è, ma sicuramente non è Vervish, direi. Errore, no, ma ragazzi, guida mica bene. Devo stare attento perché ci manca solo che piamo il drive thru, così proprio abbiamo fatto frittata. Vabbè, a una certa comunque il mio periodo degli scooter si è fermato perché sono andato a vivere da solo, molto giovane, a 23 anni, e mi sono fatto la moto perché i miei comunque non volevano che me la facessi, quindi ci hanno sempre avuto paura delle due ruote, non so perché c'avevano la fissa che lo scooter era meglio della moto, perché io ovviamente a 16 anni avrei voluto la moto, su cui invece ero sempre stato passeggero, sui 125 diciamo. Che cazzo ha detto questo? Non ho capito. Che hai detto? Vabbè, ha detto qualcosa, non capisco cosa ha detto, sinceramente. Tanto bandiere blu, qui davanti ci abbiamo Stanley, Gannett e uno lì davanti che non so chi è. E dicevo, quindi arrivo al mio periodo. Oh, stanno suonando la sirena.
Stanley, mortacci tua, levate dei coglioni. Car on the right. Sì, ho visto che era on the right. Per oggi direi che mi hanno già ammazzato abbastanza. Ci ha fatto perdere un sacco di tempo pure sto Stanley del cazzo. Ma va, fai firme, no? Fai regista. Ok, vabbè. Dicevo, e quindi mi sono fatto la mia prima moto. Mio cugino, un altro, no, quello di prima, vendeva una Honda Shadow 600, su cui io peraltro ho fatto il passeggero un sacco di anni, perché poi era... ci facevamo i passeggiati insieme, ci facevamo i viaggi insieme, insomma. All'epoca il custom andava parecchio come moda. E quindi mi presi sta Shadow 600, la mia prima moto. Ero innamorato di quella motocicletta perché rappresentava quello che non avevo avuto durante la vita. C'aveva solo un problema, come prima moto, cioè il custom è una moto, se non so se ce l'avete mai avuta, comunque è una moto che in realtà, se tu sei appassionato dei motori e de moto sportive eccetera, non è proprio la più adatta all'inizio come prima moto, perché sentirai che purtroppo te manca qualche cosa. Fammi fare a sti due stronzi. Sentirai che te manca qualche cosa, perché comunque sono moto poco potenti, tranquille, per vivere i viaggi, per vivere proprio un altro tipo di concetto di motocicletta. Ma che cazzo ha fatto sto stronzo? Vabbè, ma voi siete coglioni però, ma mi è stata a distruggere la gara oggi, oh. Ma che cazzo freni così? Cioè, prima mi sono venuto addosso qui, poi mi sono venuto addosso su rettilineo. Mo questa ha preso, ha frenato, ma dai! Cioè, io non c'ho parole, oh. Vabbè, insomma, ve stavo a D. Quindi l'ho tenuta un pochettino, ci ho fatto qualche piccola modifica, ma niente di che. Cioè, ci hanno aumentato ancora i danni. 44 secondi. Per fortuna ancora riuscimmo a tenere la macchina dritta. Questa moto mi sono trovato bene, però poi l'ho permutata per una Aprilia RS250. Che moto, raga. Avevo quella tutta grigia. RS250, per chi non la conosce, è un 250 a due tempi, pronto gara. Non c'ha manco il motorino d'avviamento, raga, c'ha l'avviamento a pedanina. Una belva, raga, veramente bella. Mi pare che pesava, cioè che c'aveva 70 cavalli, una cosa del genere, o 69 cavalli, insomma. Comunque sta macchina non gira più, e tutti i nostri sogni di gloria sono belli che finiti, raga. Intanto vedo che alla guida non c'è più Verbice, ma c'è Valentino Rossi. E quindi niente, con l'RS250 mi sono veramente divertito. Gran moto, bella bella. Purtroppo è stata la moto che poi però ho fatto il mio unico, per fortuna, Cartazio Pallorum, incidente in motocicletta. Perché una tizia, stavo in mezzo al traffico di Roma e c'era uno che voleva attaccasse, diciamo, senza stare qui a fare disquisizioni sulle stupidaggini che si fanno all'epoca. Inutile che bevo per culo e vi dico che non lo facevo. E quindi questo si voleva attaccare, io ho detto no, no, non voglio rischiare in mezzo al traffico, così, quindi sono stato bello tranquillo. E stavo in zona Euro, tanto questo sono andato lunghissimo, ragazzi, sto a guidare uno schifo, ma credetemi, dipende pure dalla macchina. Purtroppo ci abbiamo un brutto passo. Poi mi sembra che sta macchina non frena più. Ma non so se mo so auto... come si dice? Auto condizionato dall'incidente, boh, vabbè. Dicevo, quindi questo ha preso e ha girato senza mettere la freccia. Io arrivavo da dietro, ho dovuto alzare piede e gli stavo largo.
ha girato, mi ha preso con la sua ruota posteriore sinistra la mia ruota davanti, quindi mi ha fatto così, mi ha fatto cascare insomma sostanzialmente. Ora, per fortuna innanzitutto che era una donna, perché se era un uomo probabilmente la mia vita da incensurato sarebbe finita quel giorno, che la moto era nuova, l'avevo presa da poco, cioè... Per fortuna si è solo un po' strusciata, perché sono cascato giù, però scivolando, diciamo. Un po' di benzina per terra, un po' di olio, ma niente di clamoroso, insomma. E niente, quindi l'RS250 l'ho tenuto un pochetto, fino a che poi sono andato a fanculo in questa curva. Guarda dove sono arrivato, ma non riesco a guidarla più, raga. Purtroppo la macchina va male con gli incidenti, ma non possiamo fare altro che mantenere, cioè tenere duro e arrivare alla fine dello stint per farcela riparare. Perderemo probabilmente di nuovo la seconda posizione, e questo è un grosso peccato in realtà. No, no, non gira proprio più, raga. È uno stillicidio così. Devo cercare perlomeno di rimanere con 15 secondi di vantaggio sul secondo, perché così quando usciamo dal pit potremmo forse restargli davanti. Non frena più, non gira più. Che cazzo c'ha, porca troia, porca. Scusate raga, questa è una puntata molto molto difficile. Vediamo quanto sta l'Indet. Ci abbiamo davanti gente da doppiare, ma la macchina non gira più, raga. Va veramente dritta a tutte le frenate. Ma l'Indet non me lo dice a quanto sta? Ah no, lì non c'è più, mo c'è Gian dietro. Gara difficile, raga. Ultimo giro 2.24.2. Purtroppo la nostra 24 ore è stata rovinata da Lind. Forse pure colpa mia comunque, perché la potevo gestire meglio quella cosa del sorpasso. C'ho sto cazzo di vizio di stringermi troppo quando sorpasso le macchine. Però sinceramente stavolta non mi era sembrato di averlo fatto. Sì, ma questi sono proprio stronzi, oh. Guarda i Bagnets adesso come mi ha chiuso. Car on the left. Clear on the left. Stanno a fanna veramente lenti, raga. Vabbè, quindi dicevo, la Stabiglia RS250 l'ho venduta e mi sono fatto il CBR 600 Sport. Era un'edizione limitata, edizione limitata Valentino Rossi, quella nastro azzurro, se la cercate la trovate, insomma, poi magari metto una foto. Ce n'erano solo 400, ma sta macchina non cammina proprio più, non riesco a non dire altro perché mi verrebbe da tirare a madonna tutti i secondi. Ma purtroppo gli incidenti fanno parte del motorsport, raga. Dicevo, quindi questa qui era edizione limitata. La mia era la 401, se non mi ricordo male. Mo sto andando a memoria, che io non è che ce n'ho tanta. Mo freno un'ora prima perché ho paura che non frena, e freno troppo presto. Difatti siamo lenti. Ho alzato il piasso su 2.24, raga. Devo riuscire a fare almeno un giro su 2.22 per riprendere un po' di passo del genere, perché c'è ancora mezz'ora di stint. Sarà lunghissima così. Ok, sì, c'è una macchina che sta uscendo da pit lane. Me ne frega niente, Alex. E sto CBR 600 Sport l'ho amato proprio. Quando andavo in giro la gente si fermava a farci le foto vicino, perché era comunque
molto molto bello, andava molto bene, anche se poi comunque era una moto che c'aveva un telaio pesante, l'impostazione di guida comoda, però comunque sia non era agile come motocicletta. Quando l'ho venduto ho comprato il GSXR 600 K6, che è stata l'unica moto che ho comprato nuova, le altre sono state tutte usate. GSXR 600 K6 bianca e blu, stupenda, mamma mia, ma la feci consegnare già col portatarga quello modificato, insomma portatarga originale non ce l'ho mai avuto. Bella, scarico sotto la pancia, però grande, bella moto, e appena l'ho presa, raga, ho avuto la sensazione di essere passato da un martello pneumatico a una spada del samurai. Evito di ridire un'altra volta che la macchina non gira, raga. Però se riuscissi a girare a 2.22 sarei già contento. Purtroppo questo stint sarà così, di sofferenza. Largamose tanto qui. Quella è stata probabilmente la moto con cui mi sono trovato meglio, considerando resa del motore, posizione di guida, prestazioni, veramente fantastica. Difatti mi è pianto il cuore a venderla, raga. Devo dire che è una cosa che ho fatto spesso, cioè rimpiangere mezzi che avevo già avuto. Difatti non riesco ad andare in ordine, raga, perché ce ne ho avuti così tanti, mi si mischiano i ricordi. A un certo punto mi sono ricomprato un Honda Shadow 600, però con un'altra maturità, con un'altra idea in testa e pronto per vivere veramente un custom. Quindi la sono andata a prendere in Alta Italia, la sono andata a prendere, mi pare, a Verona, non mi ricordo, col treno, e sono tornato giù con la moto guidandola. È stato un bel viaggio, una bella avventura. Comunque mi sono veramente divertito, e poi quella la presi e con mio padre la modificai tutta per farla diventare tipo bobber militare. Bello. Quella moto è stata bellissima, ci ho girato l'Italia, ci ho fatto dei raduni. Poi i raduni dei biker sono veramente divertenti, ragazzi, non ci siete mai stati, una volta vi capita andateci, perché c'è tutta gente strana, pazza, vi divertite tanto. Allora vediamo se tanto riusciamo a ricchiappare, cioè non riusciamo a aprire, ma comunque questo qua che dobbiamo doppiare, raga. Pensate quanto va male sta macchina adesso. Comunque in un modo o nell'altro lo stint, stiamo a cercare di portarla a casa. Ho rischiato un po' lì con i track limits, mo c'è mancar solo in faccia, rompi i coglioni. Dopo in un momento, non mi ricordo quando, ci ho avuto un Hornet 600 che l'ho tenuta veramente, non so, 3 mesi. Perché non me ci trovavo tantissimo. Se il sorpasso che io ho fatto a questo, che devo dire però ha agevolato la manovra, perché non è figlio di madre ignota come quelli di prima. Però mo si mette all'interno, te devi far bravo. Non ci manca che mi fai girare, Ma perché fa così? È doppiato, dove deve andare? No, levate. Levate! Ti piazza in corpo secco dentro la macchina! Che cazzo è questo? Panì! Vabbè, non mi fa di niente che è meglio, eh. Quindi dicevo, l'Hornet l'ho tenuta veramente pochissimo. Poi ci ho avuto un CBR 600 RR,
L'ho presi che era un po' sfruttato, sinceramente. Era usato, però non era tenuto benissimo. Comprai le carene Repsol su un sito cinese che si chiamava Hornet qualcosa, un affare del genere. Mi arrivava il kit Repsol, le carene bellissime, raga. Era venuta stupenda. Poi c'avevo scarico sotto il codone, quello originale. Cioè non era originale, però veniva dato direttamente da Honda come opzione. Era col con i silenziatori tagliati a fetta di salame. Faceva un sound stupendo, molto roco. Tutte queste operazioni di montaggio e smontaggio me le sono fatte tutte nel patio di casa dei miei. Nel tempo, ovviamente andavo lì il sabato, la domenica, e mi sistemavo ste moto, insomma, ci perdevo un sacco di tempo. E pure con quella mi ci sono divertito tanto, bella moto, mi è piaciuta molto. Poi che ci ho avuto? Ah sì, ci ho avuto il Bandit GSF 400, che era un cancello come motocicletta. Però c'aveva un sound bellissimo, che c'aveva uno scarico dell'Aiko, che è una ditta che fa scarichi qui vicino Roma, che suonava stupendo. E con quello ci ho fatto il mio primo viaggio, perché la presi, che pure quella era un po' da sistemare, io c'avevo sta fissa che mi prendevo i mezzi da riparare, li riparavo, mi sistemavo, eccetera. E me la risistemai tutta e ci sono andato in vacanza a Gallipoli da solo, mamma mia che bello. Siccome era la prima volta che facevo una cosa del genere, perché qua la moto l'ho riportata proprio al telaio, calcolate, mi ci prendeva in giro mio padre, che diceva che sarei sicuramente rimasto a piedi, perché io ho fatto tutto da solo. L'unica cosa che feci fa al meccanico era la carburazione, perché quella c'aveva quattro carburatori in linea, e quindi metterli a punto era complicato, raga, perché voi dovete sapere che, per chi non lo sapesse, insomma, sulle motociclette quando c'hai un quattro carburatori in linea, una delle complicazioni più grosse è che quando tu dai il gas, insomma, quando acceleri, quello tira un filo e fa in modo che ci sta una baionetta lunga che apre tutti i carburatori insieme. Cioè, quando voi date, diciamo, il gas su un, fammo conto, su un carburatore solo, sul motorino, quando ancora c'erano il carburatore, stava un coso fatto così, non so se mi vedete, che faceva questo movimento: più tiravi il filo, più quello si apriva e dava gas. Quando c'hai quattro carburatori, non uno, ovviamente devono fare questa operazione in maniera sincronizzata, se no un cilindro gli arriva più benzina, un cilindro gli arriva di meno, e la moto lavora male, il motore lavora male, perché i cilindri non tirano in maniera corretta. Anche perché dovete sapere che poi, malgrado, aspetta che c'è che mezza scatalana qui in mezzo ai coglioni, malgrado i carburatori sono separati e quindi li devi sincronizzare bene, invece i pistoni sono tutti legati dallo stesso albero motore, voglio dire. E quindi dopo, se un motore tira cioè un cilindro tira di più dell'altro, sta cosa nella guida si sente. Quindi questa è stata l'unica cosa che ho fatto fare al meccanico. Però il viaggio è andato liscio, mi sono divertito, è stata una bellissima esperienza viaggiare da solo con la cartina messa dentro la borsa del serbatoio, veramente bello. Dopodiché ci ho avuto quella che probabilmente è stata la moto più cattiva che ci ho avuto, che era l'R6, era la versione 2006, anche questa presa usata, bella, bianca e rossa, veramente cattiva, raga. L'unica cosa che c'è da dire qua la motocicletta è che è cattiva, bassa,
acquattata, larga. Quando ci stai sopra te ne accorgi di quanto è larga, proprio pure la carena. Una moto ignorantissima, faceva quasi paura. Che dovete sapere che poi sui 600 di solito ti abitui dopo un po', cioè ti abitui alla potenza che c'hanno, quindi quando tu all'inizio lo prendi, apri, sembra che vola, poi dopo un po' ti abitui e cammina sempre. Però a te ti sembra che va un po' di meno, ti sembra che va più normale. Ecco, a quella non mi ero mai abituato. Non so che cazzo ha detto questo, mo non stavo a sentire. Che hai detto, Alex? Comunque io so, chiacchierato tutto il tempo pure per non soffermarmi sul fatto che quello stronzo di fatto ci ha rovinato la 24 ore, raga. E la nostra super rimonta. Vabbè. Dopodiché, un'altra moto che ci ho avuto, e questa è stata la penultima moto in vita mia proprio, la penultima moto è stata la Street Rival, la 675. Era la prima volta che provavo un tre cilindri e mi sono innamorato di quel taglio di motore. Dovete sapere, per chi non è esperto magari del mondo delle moto, che con il taglio dei motori più, ma questo vale pure per le macchine in realtà, più i cilindri so de meno, più c'hai coppia, più i cilindri so de più, più c'hai a lungo col frazionamento dei cilindri. Ovviamente poi ci sono le varianti in base a come sono disposti i cilindri, però diciamo, parliamo di un discorso generico. Un monocilindrico è quello che c'ha più coppia in basso, quindi a bassi giri, e meno a lungo in alto. Due cilindri più o meno sostanzialmente uguale, parlo sempre dei due cilindri in linea, ma pure a V, insomma, aumenta la coppia, cioè diminuisce la coppia rispetto al monocilindrico magari. Oddio, come livello di giri motore. Quattro cilindri è quello che in basso è proprio vuoto, quindi prima di spingere senti proprio che dai il gas e non succede quasi nulla. Poi a un certo punto il motore entra in coppia, inizia a tirare e il contagiri schizza in alto come un proiettile. Ecco, il tre cilindri, bandiere gialle, non so che è successo, qualcuno si è ammazzato. Attenzione, qui c'è stato un incidente, raga. Il tre cilindri c'ha la coppia del due cilindri e l'allungo del 4, quasi un po' di meno, però insomma, per farvi capire il concetto. Qui ho dovuto proprio alzare il piede, ragazzi, che stavano a ammazzare. E sta Street Rival 675, che era la prima versione, quella che fa i tondi, io l'ho presa e l'ho pure questa tutta modificata, cioè i fari Japan, perché mi piaceva di più l'effetto, sembrava una scarenata, cioè una carenata senza carena. Tanto questo sole, sto vetro davanti fa schifo, non si vede più una ceppa praticamente. Ma ci ho fatto tantissime modifiche, bella. Quella è stata la moto, l'ultima motocicletta tra virgolette seria che ci ho avuto, perché poi ci ho avuto per un brevissimo periodo di tempo, proprio breve, la oddio, come si chiama, la oh porca miseria, raga, avete visto pure foto su Instagram, se seguite Instagram, io spesso metto ste cose mie. Vabbè raga, mi viene il nome, quella da enduro insomma, indiana, è economica. Era la Scrambler 400, però la Scram 400, la Royal Enfield Scram 400. Mamma mia raga, sto rincoglionino, non mi ricordavo manco il nome. Tanto qua davanti altra situazione antipatica,
c'è sta Williams e Malagian qua, Malaghia che fa il bravo, però Malaghia, se no faccio vedere che conosco anche le parolacce bibliche. La nostra povera 296 sta in difficoltà, raga, non riesco a girare, mannaggia la puttana Eva. Appena allungo un pochettino, forzo un po' la mano, finisce malissimo. Guarda Malaghia che brava persona che è. Se vedete che quello è il nome della religione, no, come quello stronzo di prima. Vabbè, quindi le moto ve l'ho dette tutte. Ovviamente in tutta sta faccenda nel frattempo ci ho avuto una marea di maxi scooter. Ora cerco di elencarli in ordine sparso, raga, perché non è che me li ricordo in ordine cronologico, che è un po' complicato, insomma, diciamo. Innanzitutto ci ho avuto due Vespe e T450. Non ci ho mai avuto Vespe tradizionali, però ci ho avuto due Vespe e T450, una nera e una viola melanzana, diciamo, vignaccia, casella marrone, cioè casella color cuoio. Poi ci ho avuto uno Scarabeo, non 400, quello che era, Scarabeo 3, no, Scarabeo 250, che vi dirò, c'aveva il suo perché, eh? Non è un bello scooter, sottosella bello grosso, ruote grandi, se guidava bene. Lo sterzo era un po' pesante perché c'aveva tutta la strumentazione sullo sterzo e sta cosa lo rendeva un po' impacciato, perché quando lo sterzo pesa comunque lo senti nella guida. Però vabbè, in generale è stato un bello scooter, me ce lo sono trovato bene. E poi è stato bellissimo perché lo scooter l'ho preso pure quello mezzo distrutto, e quando me l'hanno portato il giorno del passaggio gli si era staccata la marmitta, infatti faceva un bordello allucinante, si era staccato il collettore dal cilindro, era lento, non si era proprio staccato però era lento, e il tizio era disperato perché pensava che non me lo sarei più preso, ma io indomito del pericolo ho preso uguale. Poi ho avuto il Derby 250, raga, in realtà c'aveva il motore Piaggio e lo scooter era piccolissimo, infatti io non c'entravo là dentro, l'ho preso ma l'ho dato via dopo poco perché proprio facevo fatichissima a entrarci. Poi ho avuto la Aprilia Rally 50 raffreddato ad aria arancione con i gommone grosse, che un periodo me l'ero preso per girare qui in zona e comunque era comodo, poi quando ho ricominciato a andarci a Roma ho dovuto venderlo. Poi ci ho avuto il Booster 50, me lo hanno regalato addirittura, pensate, lì dove lavoravo mi regalarono sto Booster 50 blu, ma era veramente distrutto, quindi alla fine non mi ricordo che ci ho fatto, boh, forse l'ho regalato a qualcuno, che se me lo fossi tenuto adesso varrebbe pure qualcosa. Era tutto blu scuro però, non era quello bianco e blu prima serie, era un come si chiama, un booster, no, non è un Yamaha BVS, era proprio un MBK, però era tutto o nero o blu scuro, ma tutto blu scuro con le finiture nere, le finiture con i pezzi di plastica neri, insomma. Poi ci ho avuto ovviamente il T-Max 500, era il modello 2006, quindi quello doppio disco, iniezione, non nella prima serie, nero, molto bello. Per me il T-Max è uno dei migliori mezzi a due ruote che ci stanno, e lo dico, chi non capisce sta cosa, secondo me se la tira troppo. E parlo dei motociclisti che odiano quello scooter. Se guida da paura, cammina tanto, stai comodo. Certo, non è una motocicletta, quindi non ti dà le emozioni e l'adrenalina della moto, però è il mezzo definitivo per i spostamenti, specie in una città caotica come Roma. È veramente fantastico. Poi ci ho avuto il Burgman 400, che al contrario invece era una poltrona,
veramente super comodo. Occhio a Urst qui. No, ma là se stronzi siete, oh. Perché cazzo si è buttato così dentro? Deficiente de Urst. Madonna mia, t'ammazzo. Cioè, ha fatto una mossa senza motivo, ragazzi. Sta gara ci hanno demolito. Dai che ci ha fatto altri danni questo. 45 secondi e 1, guarda. Vabbè. Poi ci ho avuto, insomma, dicevo, sto Burgama 400 molto comodo. No, non mi ricordo assolutamente che versione era, di che anno. Però c'aveva un problema alla pompa del motore, cioè alla pompa del carburante, che si attappava il filtro della benzina che stava dentro la pompa del carburante e lo scooter non andava. Quindi una volta mi sono messo lì insieme a un amico, ha smontato tutto la pompa carburante eccetera dentro al serbatoio, a ripulirlo, e appena l'ho riacceso sembrava che si era risvegliato il cavallo. Sì, sì, ok, mancano 10 minuti alla fine, raga. E quindi niente, dopo che feci quella cosa andava molto meglio, però certo, guida molto più rilassata proprio. Posizione di guida che non mi faceva impazzire, però per fare tanta strada era comodissimo ovviamente. Poi ci ho avuto il Majesty 400, che ce l'ho ancora, è stato l'ultimo scooter che ho fatto con papà, e quindi poi me lo so tenuto per ricordo, anche se non lo tengo benissimo, sta qua sotto di fuori sul cavalletto, ogni tanto gli compro il telo, ma dopo una stagione il telo si distrugge stando sempre di fuori sotto sole, acqua eccetera. Poi inizia a averci problemi che perdeva olio, perché questo ci ho camminato tanto, c'aveva 89.000 km, pare 90.000 km, però l'ho tenuto uguale, sta qua sotto, insomma l'avevo riverniciato tutto giallo e bianco in colorazione Yamaha, quelle anniversari diciamo, sempre fa tutto nel patio con mio padre. E dopo quello ci ho avuto quello che ho adesso, l'Honda Forza 350, che va una favola sinceramente, raga, grande scooter. Solo l'unica problematica che c'ha grossa è che gli ammortizzatori sono un po' quelli dietro, devo alzare piede, non voglio più warning adesso, sono un po' tosti, quindi fai fatica, ti fa male la schiena dopo un pochettino, però vabbè. E scooter? Ah no, c'ho avuto un altro, mi ero scordato, c'ho avuto il Gilera GP800, raga. Gilera GP800 è una cosa indegna, raga, quanto camminava. Bicilindrico AV 800, non mi ricordo quanto di cilindrata, però è il motore che stava pure su una moto, che poi Aprilia ci fece l'SVR 850, mi pare. Ma era lo stesso, gli avevano solo cambiato la... come si dice? Gli avevano solo cambiato le carene. Una Iena nero, scomodo perché, allora, lo scooter in sé era comodo, però scomodo perché non c'aveva neanche il vano dentro al scudo, c'era solo il sottosella che era piccolissimo, però una bestia, raga, una bestia, sgommava per terra sull'asfalto, no, sulla sabbia, Poi di scooter mi sa basta sinceramente, raga. Sto a pensare, sto a far mente locale, ma... No, ma che cazzo sto di? No, no. Ci ho avuto il Gilera Nexus 500 e tecnicamente ce ne ho avuti due, perché... prima me lo so comprato io, rosso. Poi lo diedi via, comunque, bello scooter, motore master, Piaggio. Consumava un cavolo, camminava tantissimo. Poi c'aveva il passo regolabile quello, cioè c'avevi l'ammortizzatore dietro che in realtà stava de lato se non mi ricordo male, e dietro c'avevi un coso fisso con una ghiera che tu potevi abbassare e alzare il posteriore, e quindi si allungava il passo, diventava o più agile o più stabile, insomma bello, bello, bello. Poi ci ho avuto, poi l'ho venduto, e dopo un po', siccome mi ci ero trovato tanto bene,
Io ho fatto fammi fratello. Dopo lui se l'era tolto e mo l'ho preso io. Quindi ce ne ho avuti due. Il secondo era bianco, avevo fatto io bianco in realtà. Fa adesivo del Sitch. Allora, adesso mi sa che alziamo il piede, che sono finiti i scooter. Mo ci penso bene, un attimo. Non in questo punto, magari. Ok. Vediamo se mi viene in mente qualche altro scooter che ci ho avuto. Infatti ce n'era un altro. Ci ho avuto lo Yamaha X City 250. E ci ho avuto pure il Majesty 250, raga. Il Majesty 250 è stata un'avventura, perché l'ho preso che veramente non camminava seriamente, nel vero senso della parola. Era un catorcio. Allora, raga, rientriamo subito, perché a parte c'è un carburante per fare due giri. E poi con la macchina in queste condizioni resta fuori è solo uno stillicidio, perdiamo solo tempo. Abbiamo un passo orrendo. Vi dicevo, il Majesty 4, il Majesty 250. Ho tremato che avrei preso penalità in quel punto. L'ho preso a Civitavecchia da un tizio che lo teneva in una maniera indegna, cioè non, era tutto distrutto, raga. L'ho riportato a casa dei miei. Ci ho dovuto, calcolate che sono andato lì con una batteria che ne era mancata sua, ho attaccata per accenderlo. E non entrava nel vano, perché la batteria ce l'aveva sotto la pedana dei piedi quello là. Quindi sono arrivato con la batteria di fuori. È stato una delle mie più grandi imprese risistemarlo. Io ho cambiato tutto, dischi, forcelle, tutta la trasmissione. Però bello, bello scooter, proprio quello io diedi a mio fratello. E questo direi che dice fine ai miei, pure ai miei scooter, che sostanzialmente ho detti tutti, non mi viene in mente nessun altro. Mo ci penso sto pezzo mentre stiamo a rientrare, a girare. Comunque sono un 2.22.0, raga, che con la macchina distrutta a fine stint, secondo me resta un tempo di tutto rispetto, anche se poi voi mi direte quanto abbiamo perso in realtà in questo stint, purtroppo. Per colpa di una marea di incidenti, raga. Però non mi sento di dire che sono colpevole di nessun incidente. Ok, pit limiter. Allora, carburante dobbiamo arrivare a 100 litri. Veloce, 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 veloce. Ovviamente ripariamo la macchina, non sostituiamo i freni. E non cambiamo manco il pilota, così famo fare l'altra ora a me, a Diego Luna di X28. Poi per le prossime endurance così metteremo dentro pure Pier Maria Button, ragazzi, al posto di Ivano Stone, che lo rilasciamo tornare alle moto. Comunque, ragazzi, sono molto 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 deluso, perché speravo che questa potesse essere un altro stint buono, invece purtroppo per colpa di tutti gli incidenti la cosa è andata malissimo. Vediamo che succede qui. Vediamo che succede qui, ma come vedete probabilmente ci ripassa pure il quarto, quindi abbiamo perso tantissimo. Ecco, sono andato pure lunghissimo, porca puttana. Ok. Che tragedia, raga, mannaggia la miseria. Ecco qui che ci passa il terzo, credo. Mo arriverà pure il quarto. Sono troppo dispiaciuto, raga, perché stavamo a fare una buona 24 ore, ma per colpa di quegli incidenti. Eccolo là. Il terzo ci ha passato adesso, così a occhio. Credo. Oh, non lo so, non ci capisco niente, raga. Qui siete più bravi voi. Non so capire che cazzo vuol dire più 7 secondi, quindi penso che mo comunque ci passano. Valentino Rossi sta a 368 giri, questo forse era lui il terzo, non lo so, non ci sto a capire niente, raga. Comunque mo direte voi,
Io qui penso solo a ripartire. Sì, sì, riparto, riparto. Con la macchina di nuovo non azzoppata. Qui ci sta il cimitero degli elefanti. E uscimo dalla pit lane. Perché cazzo ho frenato? Vabbè, comunque sia. Beh ragazzi, a questo punto direi che pure questo stint è finito, ho parlato di tutte le mie due ruote, purtroppo è stato uno stint negativo, spero che non abbia di nuovo rimischiato le carte dopo l'incidente che c'era successo alla seconda ora, ma stavolta mi sento di dire che non c'entro niente, se quello alla seconda ora è stato un errore mio alle rouge, qui forse potrei anche avergli stretto un pochettino, poi vedrò nel replay se io ho stretto, però non ci ha messo del suo sinceramente per farci fare l'incidente, perché resisteva in condizioni in cui non c'aveva senso. E poi pure tutti i doppiaggi hanno dato una marea di problemi, certe volte non capisco proprio come cavolo ragiona lì dentro qua. Io spero come al solito che vi siate divertiti, che vi piaccia questa serie, continuate a supportarla perché ormai stiamo andando verso la fine, mancano solo 9 ore. Fatemi sapere qui sotto nei commenti di che vorreste che senti che parlo nei prossimi episodi, se ci riesco cercherò di accontentarvi, ovviamente calcolate degli argomenti che non dico che devono durare un'ora, ma manco 5 minuti perché sennò poi finiscono. Detto questo, non mi resta che ringraziarvi del tempo che abbiamo passato insieme e come al solito ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti!